Questa settimana, marzo 2003. Vent'anni fa, il 20 marzo 2003, gli USA e la coalizione sotto loro comando attaccavano e invadevano l'Iraq, accusato di possedere armi di distruzione di massa in base a prove poi risultate false. The Wall Street Journal, marzo 2023. L'accordo tra Iran e Arabia Saudita, mediato dalla Cina, disegna un nuovo Medio Oriente. The New York Times. L'accordo saudita con l'Iran sorprende Israele e spiazza Netanyahu. The New York Times. Biden svela un fondamentale accordo per la costruzione di sottomarini nucleari con Australia e Gran Bretagna. Il 20 marzo 2003 iniziava la guerra e iniziava l'invasione dell'Iraq. L'Iraq è uscito già dalla guerra del 91, distrutto, sottoposto a un embargo che aveva provocato 1,5 milioni di vittime, tra cui 500,000 di bambini. Ebbene, come parte la guerra? Già era iniziata quella in Afghanistan, di cui abbiamo già parlato. Si arriva al 2003. L'Iraq non compie alcuna mossa come aveva fatto nel 90 invadendo il Kuwait. Quindi non c'era alcun motivo per fare guerra all'Iraq, ma il motivo fu creato. Il segretario di Stato Colin Powell, andato al Consiglio di sicurezza, porta le prove che l'Iraq possiede armi di distruzione di massa. Siamo al 5 febbraio 2003. Ebbene, lo stesso Colin Powell successivamente definirà il suo discorso del 2003 alle Nazioni Unite una macchia sul suo curriculum, ossia il discorso descriveva nei dettagli il programma di armamento dell'Iraq, ma come l'intelligence avrebbe poi confermato, tale programma era inesistente. Quindi viene attaccato l'Iraq in base poi a una notizia falsa e riconosciuta tale dallo stesso segretario di Stato. Ma la guerra inizia. Il 20 marzo il discorso del presidente George Bush sull'inizio della guerra contro l'Iraq. Riascoltiamo. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. More than 35 countries are giving crucial support, from the use of naval and air bases, to help with intelligence and logistics, to the deployment of combat units. Every nation in this coalition has chosen to bear the duty and share the honor of serving in our common defense. Della grande coalizione di cui parlava Bush faceva parte anche l'Italia. 30,000 soldati italiani furono mandati in Iraq, naturalmente sotto comando USA. Se andate nel sito oggi del Ministero della Difesa, trovate questa spiegazione. Vedete, nel quadro della lotta internazionale al terrorismo, nel marzo 2003, una coalizione guidata dagli USA aveva intrapreso l'operazione Iraqi Freedom, quindi libertà dell'Iraq,
per il rovesciamento del regime di Saddam Hussein. L'Italia deriva con un proprio contingente militare interforze schierato nella regione meridionale dell'Iraq, in cui si sono avvicendati tra il 2003 e il 2006 30.000 soldati italiani. Abbiamo già parlato in passato di questa guerra, ricordiamo solo pochissimi episodi. Guardate per esempio questo video: Marines e USA attaccano Fallujah nel 2004, perché dopo l'invasione ci fu la resistenza. Vennero usate, e di nuovo abbiamo qui il video, contro Fallujah, ma anche altre località, bombe al fosforo bianco. Cioè sono praticamente armi chimiche, ma non riconosciute tali, armi comunque tali, pensate, che esplodendo in aria, quando ricade al suolo questa sostanza chimica, cade sulla pelle e brucia fino alle ossa, cioè una arma tremenda di distruzione di massa, quella sì, usata dagli Stati Uniti e altri paesi della coalizione. Cifre sono difficili a ricostruire. La Reuters ci dice che la guerra in Iraq ha ucciso 1 milione di iracheni, la maggior parte civili, ma ci sono altre stime superiori. E poi c'è la spesa. Viene calcolata dal Watson Institute della Brown University, un'università statunitense, la spesa del Pentagono. Oltre 14.000 miliardi di dollari dal 2001. Come viene calcolata questa cifra? Calcolano che 8.000 miliardi di dollari sono stati spesi dal governo degli Stati Uniti dal 2001 al 2022 per le guerre in Afghanistan, Iraq e altrove. Le guerre sono state pagate quasi interamente con denaro preso a prestito, quindi gli interessi potrebbero ammontare a oltre 6.500 miliardi di dollari entro il 2050. E quindi questo istituto di ricerca universitaria ci dice che l'indebitamento ha aumentato il debito nazionale e ha avuto altri effetti macroeconomici come l'aumento dei tassi di interesse. Quindi, come ovunque, le spese per la guerra poi sono pagate dagli strati più disagiati della popolazione. Lo stesso istituto ci fa vedere un confronto visivo in base alla spesa militare del 2021 tra USA, gli alleati NATO e la Russia. Vedete le proporzioni. Con questa azione, questa guerra tremenda, gli Stati Uniti occuparono l'area centrale, cioè quella irachena, per un progetto chiarissimo di occupazione dell'intero Medio Oriente. Andiamo all'oggi. The New York Times. L'Arabia Saudita e l'Iran si accordano per ripristinare rapporti nei colloqui ospitati dalla Cina. L'accordo tra i rivali regionali evidenzia la crescente importanza economica e politica della Cina in Medio Oriente e il declino dell'influenza americana. Ecco il risultato. Tutta questa disastrosa serie di guerre ottiene risultato ora che non sono riusciti a dominare il Medio Oriente. La Cina, con una politica economica
una diplomazia, è riuscita a far ristabilire rapporti tra l'Arabia Saudita, che prima era nettissimamente schierata con gli Stati Uniti, e l'Iran, che invece quello che gli Stati Uniti considerano il nemico principale in Medio Oriente. Non andiamo ad altre considerazioni relative al tipo di regime, per esempio, come quello saudita. Andiamo però alle mosse di geopolitica, di geostrategia, che vedono gli Stati Uniti nettamente perdere terreno in una zona strategica. Ebbene, il Wall Street Journal, vedete, evidenzia che l'accordo tra Iran e Arabia Saudita, mediato dalla Cina, disegna un nuovo Medio Oriente. La regione, scrive sempre The Wall Street Journal, sta subendo cambiamenti geopolitici tettonici. E non solo, ritorna poi il New York Times, il patto saudita-Iran potrebbe trasformare il Medio Oriente. E ci dice che sia questi due paesi, ma l'intera regione, ha molto da guadagnare da ripristino delle relazioni, naturalmente se l'accordo sarà effettivo. Dopo tutta la serie di guerre, a ridisegnare la mappa del Medio Oriente non sono gli Stati Uniti. Quindi sono in grande difficoltà. Per quale ragione? Perché con la chiusura ad ovest, operata con le sanzioni per la Russia, rivediamo una carta che abbiamo già fatto vedere sul grandangolo, la Russia ha aperto un canale, vedete, di trasporto che direttamente arriva fino all'India, ma passando proprio attraverso l'Iran. E diventa ancora più importante se poi allarghiamo lo sguardo alla nuova via della seta. Quindi stanno avanzando esattamente spinte economiche, spinte sociali che stanno mutando profondamente un intero continente. E gli Stati Uniti e i loro alleati non riescono se non con strumenti militari. Ora, dire che stanno perdendo, attenzione, non vuol dire che tutto ormai è risolto. Anzi, direi, la situazione diventa ancora più pericolosa. C'è poi da considerare Israele. Cioè, l'Iran è stato sempre nel mirino di Israele, poiché Israele è l'unica potenza nucleare in Medio Oriente e l'Iran è un paese che ha firmato il trattato di non proliferazione a differenza di Israele, quindi ha un nucleare civile, ma anche sotto controllo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e ha chiaramente, come diversi altri paesi, la potenzialità di arrivare al nucleare militare. Allora, la politica israeliana evidentemente era quella di stringere i legami con l'Arabia Saudita per isolare l'Iran. Ebbene, questo accordo ora tra Arabia Saudita e Iran fa saltare anche questa strategia israeliana. Ripeto, non c'è molto da gioire, nel senso che la situazione diviene oggi ancora più pericolosa, perché chi perde non ha gli strumenti per affermare la sua linea, strumenti politici, strumenti economici ed altri, e pensa però di avere uno strumento risolutivo, cioè le armi, la guerra. Israele ha in mano, l'unica potenza del Medio Oriente, le armi nucleari. Ora trasferiamoci ancora più a est. Andiamo nella cosiddetta regione dell'Indo-Pacifico. Cioè, l'Indo-Pacifico è la regione che, secondo la geografia del Pentagono, va dalla costa occidentale degli Stati Uniti alla costa occidentale dell'India. Ed è quindi una regione in cui gli Stati Uniti stanno concentrando strumenti militari, perché, lo abbiamo già detto, temono l'ascesa della Cina e temono soprattutto ora,
gli accordi tra Cina e Russia, che poi a ben vedere sono sempre frutto della stessa strategia, nella misura in cui hanno sbarrato la via alla Russia ad ovest, ostacolandola in tutti i modi con le sanzioni, la Russia ha aperto a est, non solo alla Cina, ma all'India e altri paesi, e si sta quindi ridisegnando anche lì tutto uno scenario. Biden ora svela un fondamentale accordo per la costruzione di sottomarini con Australia e Gran Bretagna. Ne avevamo già parlato, quindi non è che Biden svela molto, però ora è ufficiale. Allora, ascoltiamo il suo discorso. Today we're announcing the steps to carry out our first project under AUKUS, developing Australia's conventionally armed nuclear-powered submarine capacity. But the ultimate goal isn't just selling subs to Australia. It's developing something new together. We're calling it the SSN AUKUS. This new state-of-the-art, conventionally armed, nuclear-powered submarine that will work, that will combine U.S. submarine, UK submarine technology and design with American technology. This is a genuine trilateral undertaking. All three nations stand ready to contribute, and all three nations stand ready to benefit. I look out from here today and I see new frontiers in innovation to cross, new breakthroughs in technology to achieve, a new course for us to chart together. For the first time ever, it will mean three fleets of submarines working together across both the Atlantic and Pacific, keeping our oceans free, open and prosperous for decades to come. Nel discorso di Biden viene detto chiaramente che gli Stati Uniti, ed è la prima volta, perlomeno dicono che lo stanno facendo, che lo fanno, forniscono tecnologie d'avanguardia come quelle necessarie alla costruzione di sottomarini nucleari a un altro paese, ossia l'Australia. Quindi viene fatto un patto, questo AUKUS, fra Stati Uniti, Gran Bretagna, che ha la stessa tecnologia statunitense riguardante i sottomarini nucleari, e l'Australia. In questo caso il progetto prevede non la fornitura di sottomarini statunitensi o britannici all'Australia, ma di dare all'Australia le tecnologie per costruire questi sottomarini. Si prevede una spesa, vedete, che gli stessi funzionari del governo australiano prevedono tra i 178 e i 245 miliardi di dollari, in quanto i sottomarini nucleari che l'Australia potrà costruire sono sottomarini equivalenti alle classi più avanzate di tali piattaforme per il lancio di missili che hanno gli Stati Uniti, cioè sottomarini tipo i Trident. Ebbene, la situazione è questa. Vengono fornite tutte le tecnologie perché l'Australia fabbrichi sottomarini i più avanzati che esistono. Però si dice per essere armati con missili non nucleari. Questo è letteralmente un insulto all'intelligenza di qualunque persona abbia un minimo senso della realtà. Rising from the waters of the Pacific Ocean, a breathtaking sight. America's most fearsome warship, bristling with nuclear weapons. Two football fields in length, carrying 20 ballistic missiles, each topped with a dozen nuclear warheads, each capable of obliterating a target 4,000 miles away. These are the tubes where the ballistic missiles are stored. Man, battle system missile for training with dive. In the Cold War, it was the United States and the Soviet Union, and now it's China, Russia, and the United States, with China and Russia being near peer adversaries. But I can tell you the Navy and the submarine force in this crew is ready for that challenge every single day, 365, 24/7. Cioè, pensate. Si fornisce, secondo Biden, all'Australia
capacità di costruire sottomarini in grado di stare mesi sott'acqua in attesa di lanciare i missili, di avvicinarsi agli obiettivi, e quindi più avanzati, ma non si armano di missili nucleari. È come dire che un paese fornisce a un altro paese tecnologie avanzatissime per costruire i più avanzati carri armati che possano esistere, cioè in grado di superare ostacoli, compresi fiumi, tutto il resto, ma poi glieli fornisce senza il cannone, cioè questi carri armati non avranno il cannone. Fate conto, ci sarà un soldato sulla torretta che magari con una mitragliatrice spara qualche colpo. Ora, questa è una fake news colossale, tra l'altro di una ingenuità incredibile, perché chiunque è minimamente informato sa che gli stessi sottomarini, anche quelli oggi in navigazione negli oceani, hanno dei tubi di lancio verticali in cui può essere inserito un missile a testata non nucleare, cioè cosiddetta testata convenzionale, e sia una missile con testata nucleare. Quindi è incredibile che continuino a ripetere, e l'ha ripetuto il presidente Biden, avete sentito, che questi sottomarini saranno praticamente solo per attacchi con armi convenzionali. In effetti si creerà una forza d'attacco nucleare nuova, il cui compito principale sarà di navigare ovviamente in immersione lungo le coste cinesi, nel Mar Cinese meridionale. E poi lo stesso presidente Biden ha detto che questa flotta rafforzerà il controllo pacifico naturalmente degli oceani, e ha parlato non solo di Pacifico ma anche di Atlantico. Bisogna fare molta attenzione a queste parole, perché cosa ci dice? Che i sottomarini che domani avrà l'Australia da attacco nucleare potranno arrivare anche nell'Atlantico. Ed è chiaro che arrivando nell'Atlantico possono, per esempio, entrare in acque limitrofe al territorio russo. Questo è evidente. Possono arrivare nel Mediterraneo, possono entrare nel Mar Nero, possono andare nel Baltico, quindi costituire una sorta di tenaglia di attacco alla Russia sia da est che da ovest. Quindi è un'accelerazione pericolosissima della corsa agli armamenti nucleari, di una pericolosità incredibile, perché la Cina ha le tecnologie sufficienti a passare dalle circa 300 testate nucleari che ha avuto finora, e installate soprattutto in missili a raggio intermedio, quindi per avere un raggio difensivo di qualche migliaio di chilometri intorno al territorio cinese, e finora aveva una scarsa capacità di colpire obiettivi a grande distanza, cioè le armi nucleari strategiche, oggi ha avviato sicuramente un programma di armamenti nucleari strategici, ha la tecnologia più avanzata per farlo, cioè in poche parole può in alcuni anni raggiungere un potenziale analogo a quello degli Stati Uniti e quello della Russia. La Cina naturalmente ha avvertito della situazione che viene a crearsi. Vedete l'Agence France-Presse, avverte gli alleati dell'AUKUS di aver imboccato la strada dell'errore e del pericolo con il patto sui sottomarini. Lo stesso fa la Russia, dice che l'Occidente si sta preparando ad anni di scontri in Asia. Se andate a vedere, vi potete documentare il bollettino degli scienziati atomici statunitensi, avete le notizie essenziali, per esempio che la Marina statunitense gestisce una flotta di 14 sottomarini
con missili balistici della classe Ohio, di cui 8 operano nel Pacifico e 6 nell'Atlantico. Ora si aggiungeranno anche quelli dell'Ocos. E ogni sottomarino può trasportare 20 missili, in realtà può avere capacità di trasportarne 24, per ora ne trasportano 20, del tipo, vedete, Trident secondo di 5, lanciati dal mare. Ogni missile Trident può trasportare fino a 8 testate nucleari, ossia 160 testate nucleari per sottomarino. Ecco, questo è quello che il presidente Biden ha annunciato, no? Annunciando che ora si aggiunge un'altra flotta per la pace, che presidierà i mari, naturalmente, per assicurare la pacifica convivenza, per assicurare i commerci. Io direi che se fossimo davanti a un film non ci stupiremmo, tipo il Dottor Stranamore. Purtroppo siamo di fronte alla realtà. Non è il pazzo scienziato che abbiamo davanti. Sono i folli disegni di chi, per conservare il potere, ci sta portando verso la guerra nucleare. Missile away.